deciso di affrontare un argomento che ormai interessa moltissimo. Si parla del digiuno molto spesso, del digiuno, dice, ma cosa significa digiuno? Ecco, io vorrei spendere delle parole su questo concetto del digiuno e vorrei aggiungere alla parola digiuno, digiuno intelligente, perché un digiuno che non è intelligente è soltanto un danno che noi facciamo al nostro organismo. In che cosa? Intanto perché, o diciamo, periodicamente si avverte il bisogno del digiuno? Ed è un bisogno che se noi lo avvertiamo significa che il nostro organismo in fondo ci manda dei segnali. È bene perché intanto durante il digiuno intelligente noi dobbiamo incentivare l'assunzione dell'acqua, quindi dobbiamo bere di più e già questo è un vantaggio. Abbiamo attraverso il digiuno intelligente la possibilità di eliminare le scorie metaboliche, che sono inevitabili nel nostro organismo. Abbiamo la possibilità di eliminare le tossine, altra cosa importante. Noi abbiamo una tossicità endogena, cioè che noi produciamo proprio dall'interno, e una tossicità esogena che viene da fuori. Faccio l'esempio dell'ossigeno, quando noi respiriamo automaticamente respiriamo e emettiamo anche radicali liberi che sono poi quelli che ci fanno invecchiare, perché praticamente il respiro produce radicali liberi. Ma allora cosa significa un digiuno intelligente? Significa fare una volta, ad esempio, ogni 10 giorni, un giorno, 2 giorni, massimo 3 giorni, con uno schema alimentare che io adesso ve lo dico, potete prendere appunto, ma tanto poi ve lo risentite e quindi lo potete tranquillamente appuntare e mettere in atto. Allora, appena vi svegliate, prendete il solito bicchiere di acqua, possibilmente tiepida, con il succo di mezzo o di un limone intero, con una puntina di miele e una puntina di bicarbonato. Poi, se non si è diabetici, si può fare una colazione a base di frutta. Può essere ad esempio, non so io, 2 mele, comunque insomma di una frutta che non sia troppo zuccherina. Le mele annurche, ad esempio, sono l'ideale perché non possono, diciamo, essere nocive neanche per i diabetici, sembrerebbe dagli studi che sono stati fatti. Poi a pranzo della frutta e della verdura, per esempio delle crudité, gli ortaggi, un carpaccio di frutta, si può mangiare oppure una mela al forno con qualche pinolo, quindi allora o della frutta. Carpaccio di frutta significa vari tipi di frutta, oppure una mela al forno con dei pinoli ed una bella spolverata di cannella che ha tanti vantaggi, dà tanti vantaggi la cannella, e del succo di limone, sulla pera, diciamo, al forno e con i pinoli. Non mettete zucchero, per favore, non mettete zucchero, mettete la cannella. A cena, solo verdura. Allora, siccome non tutti si possono permettere le verdure per via del gonfiore, eccetera, sì a buone e calde vellutate. Che significa vellutate? Che quando voi mettete, ad esempio, a cuocere varie, so, zucchina, carota, cipolla, sedano, eccetera, poi tutte queste verdure non le mangiate così. Le passate in maniera che non vi danno gonfiore, ma non passatele con il mix, passatele col vecchio passaverdure, in maniera tale che le private dell'eccesso di fibra. Ok? Poi non dovete mettere però in questo, diciamo, brodo, chiamiamolo così, vellutato, eccetera, non, evitate le patate. Evitate le patate e mettete quindi zucchine, carote, cipolla. La cipolla tra l'altro è diuretica, la cipolla tra l'altro aiuta anche a dimagrire. E poi appunto il tutto lo passate col passaverdure. E potete anche mettere, diciamo, come aiuto delle erbe aromatiche, che sono ad esempio il prezzemolo,
che sono ad esempio, non so, per chi ama l'alloro, eccetera. Si può aggiungere qualche un po' di frutta secca, quindi alla fine potete prendere qualche mandorla, io suggerisco le mandorle soprattutto, oppure 2 o 3 noci, quindi senza esagerare. Possiamo usare dell'olio, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Ecco, poi voi andatevela a risentire questa cosa in maniera tale che vi può essere d'aiuto, va bene?